Buongiorno a tutti gli amici sportivi della provincia di Varese, oggi non più calcio o calcetto ma pesca. Siamo qui a Caravate presso il lago Candido con Renzo Verniasco. Ciao Renzo. Ciao, come va? Tutto a posto? No, come va te lo chiedo io. Benone, per adesso è finita la prima parte di gara, sembra che sono primo, quindi va bene, ci stiamo divertendo, bel laghetto, una bella organizzazione. Speriamo che vada bene fino alla fine. Mi hanno detto che sei campione italiano, raccontaci un po' velocemente la tua carriera. Ma abbiamo iniziato da giovane, a 17-18 anni, sono andato avanti per 17 anni a pescare, gli ultimi anni ci siamo spostati al Soffretti Tubertini, abbiamo fatto un buon gruppo e ho vinto 3 italiani a squadre, 2 italiani a box e quest'anno anche l'italiano individuale. Quindi una buona carriera e speriamo di proseguire così. Quando vincerà il mondiale? Il mondiale ho partecipato e abbiamo fatto insieme a Luca Minnini e al Lillo, il Monaco, abbiamo vinto il mondiale a squadre, che si chiama meeting perché non l'hanno ancora omologato come mondiale A livello individuale la seconda prova non ho potuto partecipare, però perché la scelta tecnica è stata quella dal CT e sarà per la prossima. Grazie mille Renzo, in bocca al lupo per il proseguo di questa gara. Grazie mille, grazie a voi, ciao a tutti. Ciao. Ciao. We'll be right back.
Tiberi e Masento qua a ritirare il premio. Un applauso per cortesia. Ma qualche foto? Posto? Undicesimo classificato di scuola Simone Medulano. Bravo! Passiamo all'undicesimo Percio Mario. Bravo Mario, bravo, un applauso anche a lui per favore. Siete un po' per il decimo posto a Rolfo Zecchinato, bravo, la Mondiso di Torino. Pensate, una gara che ha proposto atleti da tutto il nord Italia. Nono io, nono Vignini, questa foto della squadra, squalo. Passiamo all'ottavo. Pasqua Andrea e Rubi Francesco. Soffritti e Tubertini. Soffritti o Tubertini? No, guarda, okay. Guarda, questo qua. Qua Mario. Passiamo al settimo. Teano Andrea Cannisti Biellesi. Teano Andrea Cannisti Biellesi, anche loro non vicini. Bel sorriso. Ok. Passiamo al sesto. Buonanomi Stefano Trota Club. Buonanomi Stefano Trota Club 97. Basta, number one, Stefano. Okay. Quinto classificato Rossi Gabriele, Soffritti Tubertini. Rossi Gabriele se n'è andato, ritirazione domani, vieni, fai la foto. Sorriso. Ok. Questi andiamo stasera a Gilda. Soffritti Tubertini. Quarto posto classificato Venturelli Mirko. Bravo Mirko! Già qua. Anche lui. Ok. Entriamo nella zona calda di questa gara. Terzo classificato Tamani Andrea Soffritti Tubertini. Bravo Tamani! Tamani Andrea Soffritti Tubertini. Giovane il vecchio! Guarda di qua. Bel sorriso, una bella gara anche da parte loro. Da dove venite, ragazzi? Da Verbania. Secondo posto Piazzola Roberto. Bravo Legro! Piazzola Roberto per il secondo posto. Grande! Bravo Piazzola! Arriviamo al primo. Qui chiedo un grande applauso. Allora, che tipo di gara hai fatto? Tutta pesca vista sotto i piedi, i pesci non mangiano tantissimo, ma io adoro tutto il tipo di pesca e ci siamo tutti. Io, la Bibella in compagnia, potevo mangiare tutto il pesce, non facevo anche niente, ma lo era il problema. Qui il premio non arriva. Non arriva perché è latitante. Sempre così coi primi! Vai Renzo! Sempre così coi primi! Ammazzati! Basta che ce l'hanno loro, va bene! Questa magnifica gara, ricordiamo, quarto trofeo della Befana, ben organizzato dal gruppo Lo Squalo in collaborazione con Alba Foresti Scaravate. E che dire, grazie di essere intervenuti e alla prossima! Buon anno ancora! Spacciato. Finisce qui una bellissima manifestazione nel sito di Caravate, ben organizzata come abbiamo detto dal gruppo Lo Squalo e Albatros di Caravate, qui con due grandi atleti, due degne espressioni di questo sport, non molto conosciuto magari in provincia, ma abbiamo visto numeri alla grande, abbiamo Minnini e Verniasco che sono campioni nel mondo a squadre, quindi due grandi atleti per quanto concerne questa disciplina. E quindi chiediamo, ci ripetiamo nel 2013 oppure no?
Speriamo già che lo facciano il mondiale a squadre, perché dato che non è molto spinta la Trota Lago, speriamo che qualcuno dall'alto guardi anche a noi. Tu Luca, quante manifestazioni di questo tipo pensi di poter mettere in piedi quest'anno? Forse ancora una a maggio, una 12 ore ci proviamo, insomma. 12 ore è già molto impegnativa. Oggi ho scoperto che addirittura fate delle 24 ore. Sì, 24 ore sono gare che da anni facciamo, ci va un buon affiatamento e tanta esperienza. Io vi ringrazio molto, primo per avermi ospitato qui con voi. Ho scoperto uno sport che non conoscevo, ma ho scoperto che siete dei grandi atleti, perché fare una gara di 5 ore ci vuole anche una bella preparazione. Tanta voglia e tanta preparazione. Luca, a te ti ho visto un po' in fase calante, come mai? È vero, sto pescando di meno e quindi sono in fase calante, vero? Vabbè, però sei sempre uno dei migliori. Vi ringrazio molto e alla prossima. In bocca al lupo per la vostra stagione. Grazie.